GR politico dell'agenzia Dire. È battaglia sui vitalizi dopo che Palazzo Madama li ha reintrodotti per gli ex senatori. Un atto di una gravità assoluta, sbotta Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle annuncia un ricorso. La Lega rivendica di essere stata l'unica a votare contro l'annullamento e il PD si dichiara contrario alla decisione di ieri del Senato. Non solo, alla Camera ora c'è l'avvocato Maurizio Paniz che annuncia fuoco e fiamme con l'obiettivo di ottenere per gli ex deputati quanto hanno portato a casa gli ex senatori. Sulla stessa linea dei 5 Stelle c'è Matteo Salvini. La Lega annuncia raccoglierà le firme anche per abolire una volta per tutte i vecchi vitalizi ancora in vigore. Primi segnali di ripresa per la fiducia di consumatori e imprese. A giugno, dopo il crollo record segnato nei mesi precedenti sull'onda dell'epidemia di coronavirus, i dati tornano in positivo. In particolare, segnala l'Istat, l'indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 94,3 a 100,6, mentre quello composito delle imprese rimonta da 52,7 a 65,4. Crollano però i consumi. Nel primo trimestre dell'anno la spesa delle famiglie si è ridotta del 6,4%, una brusca contrazione, spiega l'Istat, legata alle misure di contenimento dovuto al Covid. Di contro, aumenta la propensione al risparmio. I familiari delle vittime del rogo dell'acciaieria ThyssenKrupp hanno incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e il ministro di giustizia Alfonso Bonafede. Chiedono la revisione del processo, in particolare l'annullamento della decisione della procura tedesca di Essen di concedere la semilibertà per i due manager di ThyssenKrupp ritenuti corresponsabili dell'incendio che causò la morte di 7 operai. Il premier li ha invitati a scrivere una lettera alla cancelliera e si è offerta di consegnarla a lui stesso nel prossimo vertice berlinese previsto a luglio. I familiari hanno apprezzato la disponibilità del governo, ma hanno anche ribadito la volontà di recarsi personalmente in Germania per incontrare Merkel e il giudice che ha deciso la semilibertà. Continua a crescere la fiducia nel governo Conte, una lenta ma costante risalita iniziata con il mese di giugno, con la ripartenza dell'Italia. È quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecné, con interviste effettuate il 25 e 26 giugno. Il 29% degli intervistati esprime fiducia nel governo, 3 settimane fa era il 28,4%. Per quanto riguarda i partiti, cala la Lega, come anche Forza Italia, risale il PD, tiene il Movimento 5 Stelle, mentre continua l'ascesa Fratelli d'Italia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.